Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia di questa quinta domenica di Quaresima è davvero straordinariamente bella e ricca. Prego il Signore che mi dia la grazia di poter sintetizzare i grandissimi contenuti e messaggi che ci arrivano da questa liturgia, che a mio avviso si possono sintetizzare con un titolo, con uno slogan, che è questo: chiudere i conti con il proprio passato. Evidentemente, per chiuderli i conti con il proprio passato bisogna farli. Allora, prima lettura, bellissime parole del Signore: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, io faccio una cosa nuova. Nel deserto una strada, fiumi nella steppa, bestie selvatiche, sciacalli e struzzi mi glorificheranno. Acqua nel deserto per dissetare il mio popolo. Il popolo plasmato per me celebrerà le mie lodi. Quindi capite? Un passato che Dio invita ad archiviare totalmente per vivere in una realtà completamente nuova. Seconda lettura, sempre sinteticamente. Cosa racconta San Paolo? San Paolo dice queste cose qui: ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutto e considero tutto spazzatura per guadagnare Cristo e per arrivare alla perfezione. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta. Anche San Paolo, cioè un passato della vita di San Paolo e un presente aperto al futuro. Vangelo: una adultera viene colta in flagrante adulterio, l'aveva fatta grossa. Gesù la difende dai suoi avversari e poi è Lui che la introduce nel punto di svolta. Nessuno ti ha condannata? Bene, non ti condanno neanche io. Cosa gli dice? Va e d'ora in poi non peccare più. C'è un prima fino ad oggi e un dopo. Allora, se il Signore mi aiuta in breve tempo, allora, situazione differente. L'adultera cosa aveva fatto? L'adultera doveva fare i conti con una vita di peccato. L'adulterio è un peccato grosso, d'accordo? Le circostanze della vita fecero in modo che venisse sorpresa in flagrante adulterio, e quindi con questa massa di persone, con questa pressione, fosse quasi costretto a farlo. San Paolo ha dovuto fare i conti con che cosa? Tutti quanti sappiamo la storia di San Paolo, no? San Paolo era un persecutore dei cristiani, attenzione però, perché pensava, sbagliandosi, che i cristiani fossero i corruttori della fede di Israele. Pensava che andando dietro a questo strano Gesù, che si sapeva bene chi fosse, volessero distruggere l'unica vera religione in cui San Paolo era cresciuto, che era il giudaismo. Tutti quanti sappiamo la storia di San Paolo. Arriva un momento in cui che succede? Folgorato sulla via di Damasco, cade. Secondo voi San Paolo aveva fatto tanti peccati o aveva preso degli abbagli, aveva fatto degli errori? Non è la stessa cosa fare un peccato o fare un errore, perché per fare un peccato vuol dire che io ho trasgredito la legge di Dio sapendo di farla. Adulterio è evidente. Un errore è quando io vado contro la volontà di Dio, ma non ne sono consapevole. Anzi, addirittura come San Paolo, penso che quello che sto facendo è gradito al Signore. Capite la differenza, no? Così capiamo cosa ci può essere nel nostro passato. E nel passato degli israeliti, prima lettura, cosa c'era? Se uno legge il libro del Deuteronomio, il Signore a un certo punto, voi sapete che gli israeliti, nel tempo di Quaresima, sapete, sono i 40 giorni di digiuno nel deserto, no? Cosa rievocano i 40 giorni di digiuno nel deserto? I 40 anni in cui Israele stette nel deserto, dall'uscita dall'Egitto alla conquista della terra promessa. E voi sapete che sono tanti secondo voi 40 anni oppure no? Se uno guarda la piantina geografica, dal luogo dove stavano gli ebrei alla terra promessa, sì, c'è un po' di strada, d'accordo? Ma 40 anni a piedi, a uno si fa 4 volte il giro della terra, uno sta a piedi, capite? Perché 40 anni sono tanti, capite? Una persona che cammina una giornata, facciamo un pochino di conti, in una giornata si fa 20 chilometri, ok? Quindi in un mese ne fa 600, quindi in 2 mesi ne fa 1200, in 3 mesi ne fa 1800, siamo arrivati. D'accordo? E forse siamo andati anche oltre. Come mai su 3 mesi ci hanno messo 40 anni? Sono tanti. Il Signore parla a Mosè e dice:
io ti ho fatto stare 40 anni nel deserto. Sai perché? Perché tu conoscessi cosa c'era nel tuo cuore. Bene, e se avresti servito Dio, sì o no? Quindi attenzione al nostro passato, Ci possono essere dei peccati grossi nel nostro passato, di cui non solo non ci siamo perdonati, ma che non abbiamo mai confessato e che non abbiamo mai guardato in faccia. C'è un problema con fare i conti con il nostro passato. Sapete qual è il problema? Io la chiamo la sindrome dello struzzo, lo conoscete? Che è un meccanismo di difesa, che ce l'abbiamo tutti quanti e dobbiamo riconoscerlo. C'è un problema? Io preferisco non guardarlo, perché guardare quella cosa mi ingenera sofferenza. E allora, piuttosto che soffrire, preferisco non guardarla. Ma che succede quando si fa così? Si risolve, secondo voi, il problema? Assolutamente no. Non solo quel problema non si risolve, quel problema resta dentro di noi come sorgente negativa di male, di reazioni, e noi facciamo tante cose condizionati da tutto questo groviglio interiore che ci portiamo senza neanche rendercene conto. Questi possono essere grossi peccati che non abbiamo mai guardato in faccia e non abbiamo mai confessato, errori che abbiamo fatto nella vita, anche grossi, che non abbiamo riconosciuto e di cui non ci siamo perdonati, oppure qui la faccenda si dilata fortemente, situazioni del passato con cui non ci siamo riconciliati, ferite ricevute che non abbiamo risanato, un magma che non finisce mai. Allora, tutte queste cose o gliele portiamo al nostro Signore e cominciamo a guardarle in faccia e ci facciamo bene i conti con Lui, facendoci completamente rinnovare e risanare dal Signore, oppure la nostra vita rimarrà sempre staticamente uguale. Se c'è una cosa di cui bisogna avere paura, sapete qual è? Rimanere sempre uguali. Qual è la spia che noi non abbiamo fatto i conti con il nostro passato? E qui passiamo al Vangelo. Sapete qual è la spia? Facilissima. Guardare tutte le malefatte del prossimo e imbestialirsi, indignarsi. Questa è un'adultera, dobbiamo lapidarla. E tu che fai tanto il maestro, che ne dici? Che cosa stava scrivendo Gesù col dito per terra, secondo voi? Gesù si mette seduto e si mette a scrivere col dito per terra. Cosa sta facendo Gesù? Sapete cosa dicono gli interpreti più autorevoli? Sta scrivendo il nome di qualche peccato, capito? Che ne so, bestemmia, disonorare il padre e la madre, parlare male del prossimo, non so, parolacce, in modo tale che chi stava lì pronto con la pietra in mano, guardando per terra, comincia a farsi un po' d'esame di coscienza. E che è successo? Dopo che ha scritto un po', ha fatto un po' di elenco, ecco perché per fare bene l'esame di coscienza ci servono gli schemi per l'esame di coscienza. Io cerco sempre di metterne qualcuno in giro. Perché non è che tu non hai fatto niente, bisogna vedere se tu, alla luce del confronto con la legge di Dio e quello che è bene o male, puoi dire lo stesso hai fatto niente. Poi ci pensare un pochino, d'accordo? Gesù scrive col dito per terra, noi scriviamo al computer, insomma, però insomma, la cosa è simile, no? E lasciano tutte quante le pietre. Attenzione, Gesù non sta dicendo che quello che ha fatto l'adultera non fa niente, no? Ma sta dicendo, prima di pensare ai peccati degli altri, pensa ai peccati tuoi. Sapete, no? Noi a volte diventiamo un pochino scortesi dicendo quando il prossimo ci infastidisce, diciamo fatti i fatti tuoi, no? Ecco, sarebbe bene. Pensa ai peccati tuoi, questo è un modo che, capito? Sarebbe bene che ognuno pensasse ai propri. E infatti cosa dicono i maestri di spirito? Il grande santo chi è? È chi è sempre attento sanamente e santamente a se stesso. È sempre pronto ad accusare se stesso e a scusare il prossimo. I peccati del prossimo, come dire, li giustifica, li comprende, li minimizza. I propri no. Ordinariamente cosa si fa? Si fa al contrario. E oggi, sapete che da dove si tirano oggi le pietre? Oggi la lapidazione non esiste più, giusto? Ma sapete che si tirano delle pietre ben peggiori oggi, Peggiori e in maniera un po' più vigliacca. Sapete da dove si tirano queste pietre? Da dietro le tastiere dei computer o da dietro le tastiere degli smartphone o degli iPad, sui social network,
Ci sono varie pietre che poi si tirano, perché si tirano qualcuno tira le pietre e si incappuccia prima, cioè si fa i profili falsi, così spara a zero e di fama e calunnia a destra e a manca. D'accordo? Invece poi c'è qualcuno che ha i profili veri e comincia a, come dire, a fare attacchi allusivi, d'accordo? Quindi non dice, ma fa capire. E invece poi ci sono quelli che sono anche quelli che pensano di essere più coraggiosi, che hanno il profilo esplicito e sparano a zero a destra e a sinistra, ritenendosi, come dire, castigamati della situazione, fustigatori dei peccati, sempre di quelli, di quelli degli altri, mai dei propri. Allora, chi fa così però, il Signore sta dicendo, fratello mio, pensaci un po'. E quando noi vediamo qualcuno, le persone, le male lingue, quelle che stanno sempre a parlare ma non hanno niente di buono da dire di nessuno, ricorda ancora una persona che ha problemi, è una persona da compatire più degli altri, perché fa così, capite? Fa così perché i conti col proprio passato non ha fatto manco una virgola. Io ve lo dico, sono un sacerdote, so quello che dico. Se quella persona ha una grazia del Signore, si apre e ti racconta la sua vita, chi ha i capelli gli diventano tutti dritti, chi ce n'ha pochi diventano nessuno, gli cascano tutti quelli che gli sono rimasti. È una cosa molto più seria di quello che pensiamo. Se noi non facciamo i conti con il nostro passato e facciamo lo struzzo, le devastazioni nella nostra anima sono all'ordine del giorno. E siamo dei burattini nelle mani del demonio che con questi conti non chiusi, sapete come fa? Avete visto quando ci sta, qui siamo a Sermoneta con i camini, no? Quando la braccia non è spenta, basta che io faccio, capite? C'è da una soffiatina su qualche cosa, su qualche tasto dolente, su qualche punto che ci fa interiormente male e la nostra vita arriva in un disastro. Questo è quello che, capite, fare Quaresima e fare Pasqua alla grande, ecco perché questa è la quinta domenica di Quaresima, se guardate, se uno facesse Pasqua in questo modo, che, capite, è proprio la risurrezione. E dopo si rilegge la prima lettura e dice, adesso non ci pensa più, adesso dimenticati di tutto, la vita è un'altra cosa. Ma che la vita è un'altra cosa si vede, perché quando una persona chiude i conti con il passato è risorta. Non c'è bisogno di tante chiacchiere, lo vedi semplicemente standoci 5 minuti insieme, vedendo come si comporta e guardandolo negli occhi. Questa è una chance che il Signore ce la dà, però bisogna vedere se noi abbiamo il coraggio, anziché di eludere il problema, testa sotto la sabbia, di affrontarlo. Per affrontarlo bisogna soffrire un po', ma poi si risorge. È un po' come la vicenda di Pasqua. Si entra nella passione e nella morte per risorgere, ma chi non entra nella passione nella morte, cioè in questa sofferenza, capitemi, la risurrezione non la vedrà mai, continuerà a fare sempre la solita vecchia vita. Ecco, vi auguro ovviamente a tutti che così non sia, ma che possiamo fare, io per primo e tutti noi, in questo senso, una grande Pasqua. Siamo lodati Gesù e Maria.